Bene, Libro dei Giudici, capitoli 6, 7, 8. Ma prima di cominciare volevo fare una breve introduzione. Adesso no. Adesso sì. Volevo cominciare con un proverbio. C'è un vecchio adagio nel mondo che dice che l'unione fa la forza, non è vero? Lo conosciamo tutti quanti. E noi sappiamo che nei proverbi c'è la saggezza dei popoli. Se voi volete sapere che cosa c'è dietro ogni proverbio, rivolgetevi al popolo che vi conosce e vi racconterà tutto. È una constatazione di fatto anche, una constatazione di fatto perché quello che è impossibile a un solo uomo, oggi conosciamo molto il lavoro di squadra, quello che è impossibile a un uomo si rende invece possibile quando ci sono più persone che cooperano al raggiungimento del medesimo fine. Guardate questa diapositiva, non è una diapositiva, ma una vera e propria fotografia, la scalata dell'Everest da parte di una cordata. E quando tutti insieme vogliono raggiungere la vetta, che è molto alta, ecco che si mettono in cordata e tutti insieme raggiungono l'obiettivo. E guardate questa scalata dell'Everest, quando uno ha difficoltà, gli altri sono pronti lì ad intervenire, quindi quando siamo in tanti, con lo stesso fine, uno si sente anche più tranquillo, più sicuro, perché in effetti i pericoli si affrontano meglio. Guardate invece quest'altra, questa è una diapositiva. Guardate questo pesce, no? Questo pesce grande con i pesciolini più piccoli. Quando i pesciolini più piccoli vedono quello grande scappano tutti quanti. Però quando questi si coalizzano insieme e assumono la figura del pesce più grande, tutti nella stessa direzione, vedete che il pesce grande scappa via. Ecco, questo è emblematico del fatto di quando uno coopera insieme in squadra, che cosa si riesce a fare. Anche se uno è piccolo e poco potente, eccolo che coalizzandosi insieme si riesce a fare delle cose grandiose. Questa invece è una diapositiva di stormi di uccelli sul cielo di Roma. Quando è gennaio, febbraio, anche i primi di marzo, sul cielo di Roma c'è questo stormi di uccelli, di storni, che fanno delle evoluzioni eccezionali. E questa fotografia ha preso il primo premio, perché guardate che c'è il falco che cerca di aggredire qualcuno di loro, però una parte si ritrae e fa come una bocca, come se lo volessero mangiare, e il falco sta ben attento a non attaccare. Ha vinto il primo premio di fotografia questo. Il lavoro di squadra. Con il lavoro di squadra si possono perciò vincere tante battaglie, pur essendo deboli e piccoli, questa è la constatazione di fatto. E c'è un vecchio proverbio della Burkina Faso che dice che se le formiche si mettessero d'accordo vorrebbero trasportare un elefante. Voi sapete quanto può portare una formica rispetto al suo peso corporeo? Circa 20 volte il suo peso corporeo. Quindi se tutte si mettono insieme spostano un elefante per le capacità che hanno. Comunque è questo principio che l'unione fa la forza e che quando si è deboli ma si sta insieme si vince, è qualcosa che è condiviso anche dalla Bibbia. Non è che l'abbiamo inventato noi esseri umani con i nostri principi oppure con i nostri pensieri o con i nostri ritornelli. In Ecclesiaste, lo conoscete questo versetto, al capitolo 4, versetto 12, dice che se uno tenta di sopraffare chi è solo, e due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si spezza così presto, così facilmente. Quindi questo principio è condiviso anche dalla Bibbia. Gesù in una sua parabola conferma questo principio e vi ricordate quando Gesù presenta
quello che dovrebbe fare un cristiano, le difficoltà a cui si va incontro, che bisogna portare la propria croce, e fa questa considerazione. Luca 20:14, 31 e 32. Oppure qual è quel re che partendo per muovere guerra a un altro re non si sieda prima ad esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che viene contro con 20.000? Se no, mentre quello che è ancora lontano gli manda un'ambasciata e gli chiede di fare la pace. I numeri. Il numero è nettamente superiore, per cui non mi conviene fare guerra, perché questo principio è assodato, il principio del numero, dei numeri. Quindi il concetto è estremamente chiaro da tutta questa introduzione che ho fatto. L'unione fa la forza. E chi è il numero vince? Chi è che può contestare questo? Però, se noi andiamo nel libro dei Giudici, c'è questa storia di Gedeone che sembra che sovverte tutti questi principi. Ed è molto strano come si comporta il Dio con gli uomini. Sembra proprio che quello che ha detto Gesù non è proprio vero, quello che noi pensiamo come esseri umani non è proprio vero. Se andiamo ad analizzare quello che succede a Gedeone, questa storia di Gedeone, che alla fine è anche, diciamo, l'eccezione che conferma la regola, perché in effetti se poi uno va a fondo del problema ci si accorge che l'unità con Cristo, l'unità con Dio è quello che fa la differenza e fa il numero. Questo è importante. E qual è la storia, il succinto? Chiaramente non posso leggere tre capitoli perché vi annoiereste a morte, ma io parto dal presupposto che molti di voi conoscono questa storia e vorrei prendere alcuni aspetti per poter far risultare quello che è successo in maniera che per noi possa esserci una lezione, possa esserci un incoraggiamento. Il popolo ebraico è già entrato nella terra promessa, ha già combattuto molte battaglie e ci sono altre battaglie che vince, altre battaglie che invece perde. La Bibbia collega l'esito di queste battaglie a un denominatore comune. Qual è questo denominatore comune? Il rapporto che c'è tra il popolo di Dio, tra il popolo e Dio. Cioè, ogni qualvolta il popolo si allontana da Dio, ecco che perde le sue battaglie. Questo è strano. Però mettendolo in relazione ci si accorge che in tutta la Bibbia c'è questo concetto. Quando c'è Dio, quando il popolo adora Dio, ritorna a Dio, vince le sue battaglie, altrimenti le perde. Ci sono molte battaglie vittoriose, nelle quali è evidente l'aiuto di Dio. Ma ci sono anche delle battaglie sfavorevoli che vengono introdotte purtroppo sempre dalla stessa frase. Leggete l'Antico Testamento, troverete sempre questa frase: ma i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore. Questa è l'introduzione che fa lo scrittore ispirato, e quando si trova in queste circostanze Israele perde le sue battaglie fino al pentimento e poi ritorna a Dio di nuovo. La storia di Gedeone è collegata a uno di questi momenti particolari, bui, del popolo di Israele. Cioè, il popolo di Israele si è allontanato da Dio ed ecco che gli sta capitando una cosa inverosimile. Sono 7 anni di scorribande dei madianiti. Praticamente ogni volta questo popolo semina, prepara il raccolto, fa crescere gli animali, ecco che arrivano questi madianiti in flotte e gli saccheggiano tutto, uccidono e portano via la roba, e questo per 7 anni, pensate. Sono 7 anni quindi che questo popolo subisce di queste scorribande. Ogni qualvolta c'è un momento del raccolto, per cui questi ogni volta sono impauriti, sono affamati, si tirano nelle grotte, nei monti per paura di queste aggressioni continue, specialmente nel momento in cui c'è la gioia del raccolto, no? Ci sono proprio delle feste in Israele che sono dedicate al raccolto, invece in quel momento arriva proprio la disgrazia, arriva la battaglia, vengono saccheggiate tutte le scorte. E la storia di Gedeone è una storia incredibile. Gedeone è la risposta di Dio al pentimento del popolo.
ma è una storia veramente singolare. Vorrei andare un po' più a fondo. Pensate, uno quando pensa alla parola Gedeone, è un parolone grande, Gedeone, ma se vai ad analizzare nella scrittura ti accorgi che questo personaggio è veramente un personaggio misero, perché è il più piccolo della casa del suo padre, non è un primogenito, non gli spetta la primogenitura, è l'ultimo di casa, è più piccolo, diciamo, noi diciamo il Beniamino, ma il più piccolo di casa non conta niente, insomma. Poi la sua famiglia è la più povera di Manasse, è un membro di una delle più piccole divisioni della tribù di Manasse, quindi ancora più giù. E che c'è di strano in questa famiglia? Che suo padre è un adoratore di Baal. E adora questo Baal al punto tale che aveva costruito un tempio nel quale c'era un idolo di legno e c'era un altare dove sacrificava questo Baal. E quindi, come mai Dio sceglie questa persona? Che non ha affatto i numeri. Dove sta l'incredibilità della storia? Che Dio sceglie una persona che non ha affatto i numeri, non ha nessuna qualità, non ha, è povera, famiglia dedita all'idolatria, è più piccolo, è un essere che ha poco valore. E pensate, è un uomo che per giunta ha paura dei madianiti, come gli altri. Tant'è vero che la scrittura ci dice che in Giudici 6 che lui trebbiava il grano nello strettoio per nascondere i madianiti. Nello strettoio di solito si fa o il vino o l'olio, e lui invece si nasconde lì, anziché stare all'aperto a fare la trebbiatura, porta il grano, se lo porta in questo nascondiglio, diciamo, dove c'è, si metteva olio il grano, per cui lui ha paura del più nemmeno come tutti quanti gli altri. Dov'è questo Gedeone? Non c'è questo Gedeone. Ma nel momento in cui Dio lo chiama, gli dice: il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Ma dove sta questa forza? Dove sta questo valore? Come fa l'angelo del Signore, l'angelo dell'Eterno, ad appellargli e a dargli questi aggettivi, forte e valoroso? Io in questo personaggio inizialmente non ce lo vedo proprio. Uomo forte e valoroso, dov'era la forza? Dov'era il valore di quest'uomo? È piuttosto un uomo dubbioso, ma aggravante ancora, un uomo dubbioso, quello che, a cui si presenta l'angelo dell'Eterno. Perché è un uomo che ha bisogno non di uno, ma di due segni per poter credere che Dio lo sta mandando. Non si contenta di un solo segno. Guardate questa diapositiva. È Gedeone che sta raccogliendo la rugiada che si è depositata su questo vello. E lo raccoglie in un camino intero. Infatti il primo segno che lui chiede al Signore è proprio quello, dice: Signore, io ti metto questo vello a terra, tu fammelo trovare bagnato, solo quello, ma tutto intorno no, voglio vedere niente, se tu veramente mi mandi voglio vedere questo segno. E lui ne raccoglie un camino intero, ma non è soddisfatto, però con tante di quelle scuse: ma Signore, non vorrei essere così e così, però adesso facciamo la prova del 9. Adesso facciamo una cosa, ho visto il primo, ma andiamo al secondo. Adesso il velo deve rimanere tutto asciutto e tutto intorno voglio vedere la rugiada. Questo è il secondo aspetto, no? E finalmente si convince. Quindi fa cadere la rugiada tutto intorno e niente sul velo di lana. Vorrei fare una piccola riflessione prima di andare avanti. Dio ti conosce ancora prima che tu diventi una persona forte e potente. Dio conosce, è onnipotente, onnisciente. Quindi sapeva l'angelo dell'Eterno che lui era forte e valoroso.
Poi, quando il Signore ti chiama, non ti sentire piccolo. Quando il Signore ti chiama e ti sceglie, non aver paura, non ti tirare indietro. Quando il Signore ti chiama, non ti sentire povero, non ti sentire che fa parte di una famiglia poco raccomandabile, se così vogliamo dire. Se il Signore ti chiama, rispondi. Poi, quasi tutti gli uomini di Dio hanno avuto questo problema. Ogni qualvolta sono stati mandati, uno diceva io sono troppo vecchio, un altro diceva io sono troppo giovane, l'altro diceva io non so parlare, ma io... E tutti quanti hanno fatto così. Però il Signore sceglie proprio questi personaggi per far risplendere la sua potenza, la sua grandezza. E anche per te può fare delle cose meravigliose, se tu l'ascolti. Riflette ancora. A un uomo così l'angelo del tempo dice: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando. Con questa tua forza. Che forza aveva quest'uomo? Lui si ricordava di tutte le cose meravigliose che aveva fatto il Dio quando aveva preso il popolo dall'Egitto e l'aveva portato fuori dalla schiavitù. E lo fa presente all'angelo, dice: ma adesso siamo caduti così in basso, noi siamo ridotti a queste condizioni, però mi ricordo che in tempi antichi Dio ha fatto delle cose grandiose. Ritorna proprio la memoria storica di questa, del popolo di Israele, gli ritorna alla mente. E poi non soltanto questo, credere che nelle parole che dice l'Eterno c'è una grande potenza. E quali sono? Va, sono io che ti mando. Ogni volta c'è questa frase nella Bibbia, ci sono delle cose eccezionali, avvengono delle cose eccezionali. Il significato del nome Gedeone, dicevo, Gedeone è un grande nome, e in effetti è un grande nome Gedeone, perché dal momento in cui inizierà a credere che Dio lo sta mandando e comincia ad agire, in quel momento effettivamente si afferma il significato di quel nome. Il nome ebraico si basa su Gada, che vuol dire abbatte, egli abbatte, e significa quindi abbattitore, colui che spezza, colui che abbatte. Quindi è un personaggio che doveva abbattere qualcosa. E poi aveva un secondo nome, Yerubbaal, che significa Baal lotterà, o meglio Baal lancerà, è sottinteso delle frecce. Che cosa era successo? Voi se conoscete la storia, vi accorgerete che questo personaggio addirittura spezza l'altare di Baal costruito da suo padre, rompe gli idoli, e quando la gente se ne accorge, va da suo padre e dice: ma è stato il Gedeone a fare questo qui, che cosa gli risponde? Beh, se gli chiedono di metterlo a morte, lui dice: ma se Baal è così potente, lo facesse lui. Questa è la risposta che ha dato. E quindi avrebbe scagliato le sue frecce, Baal, contro un Gedeone, dopo che aveva abbattuto il suo tempio. Quindi vedete, questo è il significato di questo nome, un abbattitore, colui che abbatte il tempio di Baal, e colui che ripristina in effetti la vera adorazione in Israele. C'è di più, c'è qualcosa di più. Gedeone è passata la storia della Bibbia come l'eccezione alla regola che l'unione fa la forza e chi ha i numeri vince. Pensate, c'era un esercito di madianiti che contava 135.000 persone. Io sono un patito per i numeri, vado sempre a cercare i numeretti. 135.000 persone. E mentre il popolo di Israele poteva contare su 32.000 fanti, 32.000 soldati. Eppure il Dio gli compare, l'angelo dell'Eterno gli compare, ma quando compare l'angelo dell'Eterno nell'Antico Testamento vuol dire che Dio stesso è proprio la presenza di Dio. Dio gli dice: siete troppo numerosi,
siete troppo numerosi. Se vi fate un po' i conti, ognuno di loro deve combattere contro 4,4 persone, cioè ogni israelita deve combattere contro 4,4 madianiti. E Dio gli compare e dice: oh, siete troppi, siete troppi. Delle volte capire la logica di Dio è impossibile, veramente. Come fa a dire che siete troppi quando io devo combattere contro 4? Dio dice proprio così, lo voglio leggere direttamente, Giudici 7, versetti da 2 a 7. Il Signore disse a Gedeone: la gente che è con te è troppo numerosa perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire: è stata la mia mano a salvarli. Fa dunque proclamare questo in maniera che il popolo loda. Chiunque ha paura e trema, se ne torni indietro e si allontani dal monte di Gabal. E tornarono indietro 22.000 uomini del popolo e ne rimasero 10.000. 10.000 contro 135.000. Dio non vuole che le persone abbiano paura quando devono entrare nel suo progetto. Se uno ha paura è meglio che se ne sta fuori dal progetto, forse è la cosa migliore. Come il discorso che fa Gesù: se uno deve affrontare o deve affrontare 20.000 persone, è meglio che ci rinuncia, è meglio che fa la pace, ma ci perdere. Non basta. Continua a dire: il Signore disse a Gedeone: la gente è ancora troppo numerosa, e noi rimasti in 10.000, ancora troppo numerosa, falla scendere all'acqua dove io li sceglierò per te, quello del quale ti dirò: questo vada con te, andrà con te, e quello il quale io dirò: questo non vada con te e non andrà, non andrà. Gedeone fece dunque scendere la gente nell'acqua, e il Signore gli disse: tutti quelli che leccheranno l'acqua con la lingua come la lecca il cane li metterai da parte, così pure tutti quelli che per bere si metteranno in ginocchio. Il numero di quelli che leccarono l'acqua portandosela alla bocca nella mano fu di 300 uomini. Tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua. Allora il Signore disse a Gedeone: mediante questi 300 uomini che hanno leccato l'acqua, io vi libererò e metterò i madianiti nelle tue mani. Tutto il resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua. Io quando sento questo numero mi viene subito in mente, sono delle reminiscenze scolastiche, no? Quando si studiava spigolatrice di sacri. Un giorno mi andrei a spigolare quando mi dice qualche ragazzo, la ricordo ancora perché quando la recitavo a scuola tutte le poesie per me erano bellissime. E, però come finisce quella storia? Erano 300, erano giovani e forti e sono morti. Questi non è morto nessuno, tutti vivi. Effettivamente Dio fa delle cose grandiose. Erano 300 perché avevano fede. Erano 300 con la fede, questa è l'importanza. Lo scrittore della lettera agli Ebrei nomina tra gli esempi di fede Gedeone e lo mette tra coloro che per fede conquistarono regni, predicarono la giustizia, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Così viene: mise in fuga l'esercito straniero semplicemente perché tutti insieme eseguirono quello che Dio gli aveva detto: suonare i corni, spezzare le brocche. Tutti insieme i madianiti sono stati presi alla sprovvista, sono stati presi dal panico, si sono ammazzati l'uno con l'altro, e di questi 300 nessuno è morto. Potenza di Dio. 300 uomini, solo 300 uomini. Erano 300, ragione forte, e sono vivi. Questo è importante. Sono vivi perché con Gedeone hanno creduto all'impossibile. Credere che nel rapporto di 1 a 450, ognuno di loro doveva combattere contro 450, si possa vincere quell'uno, e sembra questa un'impresa veramente impossibile. 1 contro 450. Impossibile agli uomini, ma non a Dio. Eppure questo avvenne. Qual è la conclusione?
credi nella parola del Signore e vivrai. Vedete, quando uno viene evangelizzato da noi, quando ci accostiamo alle persone, la curiosità delle persone in genere è spinta a domandarti, dice, a quale chiesa appartieni? E tu rispondeva alla chiesa di Cristo, no? E dice, ma in che cosa consiste la chiesa di Cristo? Dice, ma poi quanti siete? Sapete qual è la risposta? Ora la metterò presto. Del movimento di restaurazione sono circa 3 milioni i cristiani oggi. E sapete la popolazione mondiale quant'è? 7 miliardi siamo arrivati. Lo vedremo perché ho fatto questo video. E ci dicono, quando uno gli dice, ma quanti siete? Sai, nella mia comunità saremo 60, 70, perché uno tenta sempre a aumentare, no? Perché allora vedi gli occhi di commiserazione da parte delle persone, quattro gatti, siete quattro gatti. In effetti siamo quattro gatti rispetto agli altri. Molti ci dicono, ma quanto potete valere, quattro gatti. Siamo quattro gatti, però le storie come queste ci servono come il nostro ammaestramento. Leggere di Gedeone ci incoraggia, anche se siamo quattro gatti. Quando evangelizziamo la gente ci fa questa domanda, quindi effettivamente siamo quattro gatti, siamo veramente quattro gatti. Ma quattro gatti contro un potente nemico. È questo che ci impressiona. Quattro gatti ma contro un potente nemico. E persino al capitolo 6, versetto 22, il nostro combattimento infatti non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. È una battaglia impari. Non è una battaglia di quelle che si fanno normalmente. È contro le potenze invisibili. Oggi come si combattono le guerre? Si combattono di notte, quando nessuno se l'aspetta, quando tutti dormono, arriva il nemico e ti bombarda. Si mettono gli occhiali a raggi infrarossi perché tu li puoi vedere e loro non ti possono vedere. E questi sono invisibili. Pensate di che tipo di combattimento c'è contro un mondo di tenebre. Quanti sono? Io non lo so, non è scritto nella Bibbia, ma parla di principati, di potestà. Quindi suppongo che siano tanti e ben organizzati. E siamo quattro gatti con un grande mandato. Ho avuto modo di soffermarmi qualche domenica fa su questo argomento. Matteo 28, 29 e 30. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che io vi ho comandato. Dio ha un grande progetto per il genere umano. È quello di stabilire il suo regno in cielo e sulla terra, in maniera sia fatta la sua volontà. È un progetto di una portata enorme, di una larghezza a livello universale, che abbraccia i cieli e la terra e tutto il creato. E noi siamo coinvolti in questo progetto. A noi ci chiama a far parte di questo progetto. Ognuno di noi ha il proprio ruolo, la propria missione. Tutti quanti abbiamo la stessa missione in generale. Non è il compito soltanto dell'evangelista, non è il compito soltanto dell'anziano, del diacono, è il compito un po' di tutti quanti noi che siamo credenti portare avanti questo progetto di Dio dell'affermazione del suo regno su questa terra e in cielo. E noi dobbiamo evangelizzare e fare i suoi discepoli tutti quanti i popoli. Avete riflettuto la grandezza di questo progetto qual è? Dicevo prima, sono appassionato dei numeri e la popolazione mondiale arriva a 7 miliardi. I cristiani del movimento di restaurazione sono circa 3 milioni. Non si tratta più di un rapporto di 1 a 450, ma di 1 a 2333 persone. Ognuno di noi dovrebbe
portare la parola e cercare di portare a Cristo 2333 persone. Mi sembra una cosa possibile. Mi sembra un progetto che ce la potremmo fare. Una missione impossibile, umanamente impossibile. Raggiungere 2333 persone, a malapena uno o due contatti che portiamo avanti a malapena. E invece una missione, secondo me, possibile. Ripensiamo a Gedeone e a quella frase, siete troppo numerosi in questa circostanza, ripensiamo a questa storia, perché le storie dell'Antico Testamento sono scritte, la storia della Bibbia sono scritte per il nostro ammaestramento affinché ci pensiamo sopra. 22.000 abbandonano per paura, rimasero solo 300 persone che rimasero vive e vittoriose. Di fronte a questo enorme progetto di Dio di stabilire il suo regno in cielo e sulla terra, dimentichiamoci di questi numeri e affidiamoci alla parola e alla fede in Dio. Quindi la missione è possibile, missione possibile. Gesù tranquillizza i suoi discepoli, infatti, quando compare agli 11, la prima cosa che gli dice è, in Matteo 28:18, dice: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. E questa è una frase che ti tranquillizza, perché a Gesù appartengono tutti i poteri possibili e immaginabili, ogni potere, e questo ci tranquillizza. E poi ci promette questo, Matteo 28:20, ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Le stesse frasi, io sono, non sono io con te, io sono con te, vai. Vivi e vittoriosi, oggi questo compito è affidato a noi, a me, come anche a voi. Se noi affrontiamo i grandi progetti di Dio con la logica umana, la logica dei numeri, del pensiero umano, le nostre battaglie sembrano perse ed il compito che ci è stato affidato ci appare impossibile. Se invece abbiamo fede nelle promesse di Dio, se crediamo veramente alle parole di colui che ha detto ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, la promessa io sarò con voi tutti i giorni fino all'età presente, e se affrontiamo le nostre battaglie con lo spirito e la fede di Gedeone, ora come allora vinceremo e per giunta rimarremo vivi per l'eternità. Qual è la conclusione? Due parole di conclusione. Quando si studia Team Resource Management, ci sono dei corsi di Team Resource Management per gestire i team in maniera da tirare fuori il meglio, di organizzarli meglio, c'è in questo insegnamento c'è un'enunciazione che è molto importante che viene insegnata, ed è questa: noi crediamo in un altro. Ma quell'altro si intende il compagno di team, il compagno di squadra, il compagno di cordata. Noi come Chiesa siamo un team, non è vero? Noi siamo un team. E quindi questa frase vale anche per noi. Noi crediamo in un altro, con la differenza che quell'altro è Gesù Cristo nostro Signore. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Amen.